che è inserito all'interno della Primavera di Cinema Orientale, che questa rassegna organizzata da Fondazione Sistema Toscana e che è cominciata con il Corea Film Fest e è andata avanti con il Festival Sud Oriente Middle East Now. Quindi adesso un'altra tappa della Primavera di Cinema Orientale, siamo su Cina continentale, Hong Kong e Taiwan. Siamo qui con il Presidente del Consiglio regionale Gianni Giani, che invito subito a darci il suo saluto e intervenire. Davanti a Giani, quindi capisco subito la certificazione di qualità della... No, lo dico sul serio perché per me è riferimento assoluto. Devo dire, vi ringrazio di questa conferenza stampa e dell'invito, ci tengo in modo particolare perché ritengo che il cinema sia una delle forme di contemporaneità più efficaci sul piano della comunicazione, comprensione e la civiltà, soprattutto quando si parla di civiltà di altri popoli. Con Riccardo Gelli la mia abitudine è davvero datata da molti anni, ricordo che con lui partimmo, allora io ero assessore al Comune di Firenze, con l'esperienza del Corea Film Festival, che inquadra una vocazione attraverso il cinema al rapporto, alla conoscenza, alla diffusione delle esperienze orientali che poi si è canalizzata da Firenze in quella che è la vera casa del cinema per Firenze e per la Toscana, il Teatro della Compagnia, che riaperto da noi in regione nell'ottobre del 2016 sta consentendo attraverso l'agenzia e la fondazione strutturata di cui ci sentiamo molto orgogliosi in regione toscana, ovvero la fondazione Toscana, la Fondazione Sistema Toscana, di poter offrire una rassegna di festival che poche altre regioni riescono a dare. In questo caso quindi se subito il contenitore del Teatro della Compagnia si adattò benissimo a ospitare il Corea Film Festival, ecco questa realtà più giovane ma che si sta imperiosamente offrendo alla ribalta, quella del Dragon Film Festival, ovvero del cinema cinese e tutto ciò che diciamo è collegato adesso, quindi che si parli di Cina, di Hong Kong, di Taiwan e sostanzialmente vedendo nella Cina il colosso economico, sociale del mondo di oggi, una realtà che ci propone ormai 1,5 miliardi di abitanti e che contemporaneamente sta vivendo un processo economico di grande vitalità, cosa meglio del cinema per comprendere economia, costume, opinioni dei giovani, valori, modalità con cui questa civiltà si sviluppa e cresce. Ecco perché io la connetto anche a una valenza, se vogliamo, istituzional-politica, sempre più come per la Corea fu il Corea Film Festival ad aprire le porte con il patto di amicizia con la città di Zhengzhou per Firenze, ecco che iniziative come queste, per questo parlavamo di gemellaggi, aprono le porte anche a relazioni istituzionali. Io quindi rinnovo davvero il mio apprezzamento verso la Fondazione Sistema Toscana, verso Riccardo Gelli che ne fa un po' in questo caso quando si parla di Oriente sempre per noi da tramite, e grazie per il livello di qualità del festival che si propone con questo programma. Grazie mille Presidente Gianni, che ci ha fatto capire come questi festival aprono uno spaccato sulle varie culture di vari paesi, in questo caso Cina continentale, Hong Kong, dopo un lungo periodo di diciamo regione autonoma è tornata in seno al governo cinese, e Taiwan, quindi culturalmente sono diverse, no? Quindi la cultura che viene da Pechino, che viene da Hong Kong, da Taiwan, in che modo questo sarà rappresentato al Cina? Comunque sono tre cinematografie molto diverse e appunto noi già dall'inizio volevamo attraverso questo festival far conoscere film che non arrivano nelle nostre sale e specialmente la Cina continentale. I film naturalmente sono ricercati da noi e da collaboratori
cinesi anche, o del Taiwan o di Hong Kong, e in collaborazione con istituzioni come l'Economic Trade Office di Bruxelles, il Beijing International Film Festival a Pechino e il Taiwan Film Commission a Taipei, naturalmente. Allora, naturalmente la presenza di vari festival internazionali proprio per conoscere e avere rapporti sempre di più con registi e con case di distribuzione cinesi. Naturalmente, come ho detto, la Cina è diversa in tutti con le tre entità, anche se Hong Kong fa parte della Cina, però è ancora autonoma e ancora dà un proprio contributo culturale diverso dalla Cina popolare. L'idea, come dall'inizio è stato l'organizzazione di questo festival, è anche far conoscere ai toscani, ai fiorentini, ai pratesi, anche la Cina, i cinesi non sono solamente immigrazione o lavoro nelle fabbriche, ma che offrono anche cultura, naturalmente. E la stessa cosa anche ai cinesi, appunto, la partecipazione culturale alla vita culturale di Prato o di Firenze attraverso il cinema. Nel festival naturalmente organizzeremo con Lidia Dubon alle Murate una mostra di artisti di Macao, che poi vuol dire anche due o tre parole di Gerda, e poi una mostra all'ultimo momento fotografica di un fotografo cinese che la faremo qui dentro alla compagnia. E poi un evento di serata inaugurale, appunto, anche per aprire anche il festival. Speriamo nel futuro, appunto, di fare ancora più eventi. Naturalmente la collaborazione è anche con le associazioni culturali cinesi presenti nel territorio e contribuiscono all'organizzazione del festival e anche al Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze. Ottimo. Ecco, dicevamo il cinema hongkongese, che ho visto che il film di apertura e chiusura entrambi vengono da Hong Kong. Come sappiamo, in un periodo storico determinato l'industria cinematografica hongkongese è stata il terzo polo al mondo dopo Hollywood e Bollywood, quindi una grande produzione cinematografica. Si conferma la cinematografia hongkongese come importante a livello internazionale? Assolutamente sì, e tra l'altro all'interno appunto anche di una programmazione come questa la cinematografia di Hong Kong si svela in molte delle sue facce, insomma, che non sono soltanto i film di gangster, i film di scontri fra bande, c'è molto altro, c'è un'indagine sociale, c'è anche il thriller più tradizionalmente inteso, insomma. E naturalmente poi il film di apertura quest'anno, una commedia campione di incassi proprio da Hong Kong, Love of the Cuff, che è appunto una commedia, in realtà sarebbe la terza parte di una saga, però un film perfettamente godibile anche così visto singolarmente. I protagonisti sono due star di Hong Kong, per l'appunto, perché Hong Kong è una cinematografia che ancora ha proprio l'importanza della star, dell'attore come catalizzatore di attenzione dentro un film. Quindi abbiamo Miriam Leung, che è un'attrice, una cantante anche, tra l'altro era protagonista anche del film che ha aperto l'anno scorso, e Xuan Gui, che è un modello, un sex symbol, che è anche un bravissimo attore, che poi ritroveremo anche nel film di chiusura, tra l'altro, impegnati così nel tratteggiare la storia di una coppia dei giorni nostri. Una breve carrellata poi dei film che seguiranno. Questa è un'apertura il 3 maggio, il 4 maggio c'è proprio una carrellata sul cinema di Hong Kong e di Taiwan, tutte le sue sfumature. Si comincia con l'azione, con il film campione di incassi interpretato da una star anche in questo caso come Andy Lau, Chasing the Dragon. Poi si passa all'autorialità un po' più di indagine sociale, come con Missing Johnny, che è un film che ha fatto incetta di premi ora ai Golden Horse Awards di Taipei. E poi abbiamo invece, ritorniamo ad Hong Kong con una commedia, 21 più 1,
che appunto parla della crisi alla soglia dei 30 anni di una regista esordiente, un'attrice teatrale anche, Karen Peng, e si finisce con un thriller mozzafiato in cui ritorniamo a Taiwan, Who Killed Cock Robin, che insomma promette di regalare anche un po' di brivido. Nel 5 maggio invece è una giornata molto interessante perché è quasi interamente dedicata alla cinematografia della Cina continentale, che è anche qualcosa da tenere molto molto d'occhio, molto ben presente, anche se la giornata viene aperta da un film di Hong Kong che è un poliziesco, Color of the Game, che tra l'altro ci fa rincontrare un vecchio amico del festival che è l'attore Simon Yam, che fu ospite d'onore, no? 2 anni fa, e lo ritroviamo protagonista di questo film, appunto, che è uno dei suoi film in cui appunto lui interpreta spesso il malavitoso, insomma, diciamo, lo ritroviamo nel ruolo che più lo ha reso celebre. Poi abbiamo un film, ecco, abbiamo un trittico di film dalla Cina, entrambi presentati e premiati in festival europei. Quindi ecco, questo è un dato molto interessante, non solo quindi festival orientali. Abbiamo Ghost in the Mountain, che è un film estremamente bello, estremamente poetico, ambientato sulle montagne della provincia del Hunan, che è stato presentato al Festival di Berlino nella sezione Panorama. Poi abbiamo un film che forse è il fiore all'occhiello di questa edizione, che è stato presentato allo scorso Festival del Cinema di Venezia nella categoria delle giornate degli autori, ed è The Taste of Rice Flour, che è la seconda opera di un regista molto molto giovane cinese, Peng Fei. Un film veramente formidabile che abbiamo insomma voluto fortemente. È la seconda volta che il Dragon Film Festival presenta un suo film. E in chiusura abbiamo un altro film dalla Cina continentale, veramente imperdibile anche questo, Have a Nice Day, che è un film di animazione, però è un film di animazione che ricorda molto, non è il classico film di animazione, ricorda molto i film di Tarantino, un po' l'ironia dei fratelli Coen, è un esperimento cinematografico da non perdere, e anche questo fu presentato al Festival di Berlino. Quindi insomma una giornata molto ricca, non è da meno l'ultima giornata del 6 maggio, che invece è interamente dedicata al cinema di Hong Kong. Si parte con un film di autorialità, di denuncia, di indagine sociale, che parla di un tema delicato come il fine vita, per poi proseguire con un film invece di diverso genere, più adrenalinico, Paradox, che tra l'altro è interpretato da Louis Ko, che è un attore che ha vinto proprio un mese fa il premio come miglior attore all'Hong Kong Film Awards. Tra l'altro un personaggio molto particolare, perché prima di iniziare a fare il film, a fare cinema, è stato un rapinatore di banche. Quindi insomma è un personaggio molto interessante. Adesso invece è il miglior attore di quest'anno per l'Hong Kong Film Awards. Finiamo con un film di Hong Kong in cui ritroviamo l'attore che abbiamo incontrato nel film d'apertura, Xiong Yue, con Mad World. Anche qui si ritorna nell'ambito dell'autorialità e della denuncia sociale, in questo caso del disagio mentale, con questo film che ha fatto veramente incerta anche di premi, tanto da essere stato valutato come miglior film straniero ai 90esimi Academy Award, agli Oscar, insomma non ha vinto, però era stato selezionato. C'è anche poi gli ultimi 2 giorni di Prato, in cui vengono ripresi 2 film in cartellone qua al festival, che sono appunto Chasing the Dragon, come diciamo, con Andy Lau, e Love of the Calf, che è il film di apertura con cui chiudiamo, quindi festival circolare che apre e chiude con lo stesso film. Abbiamo poi altri 2 film un po' che hanno fatto, diciamo, la breve storia per adesso del Dragon Film Festival, quindi Aftershock, che è un capolavoro di un regista cinese continentale che è stato anche omaggiato con una retrospettiva qualche anno fa, che è Feng Xiaogang, sul terremoto del Tangshan, un film molto forte, uno dei suoi capolavori veramente. E poi Welcome to the Happy Days, che è un film invece che viene da Taiwan ed è una pura commedia, una specie di fumetto messo in scena, veramente molto, molto particolare.
E questo è tutto per la proposta cinematografica, grazie. Volevo aggiungere che il programma è stato realizzato in collaborazione con Katie Lee, che è una programmatrice di Taiwan, ed è stato poi curato da me e da due altri giovani critici, Alessia Longe e Maria Sacca. Sì, infatti se volevo invitare qui la rappresentante delle murate per parlare della mostra. Salve a tutti, grazie Riccardo per questo spazio. La mostra si ricollega un po' al discorso di guardare gli altri e si fa la domanda come guardare gli altri. Siamo talmente abituati a questo sguardo coloniale e la mostra quindi mette un po' in dubbio i nostri modi di vedere, e indaga i nuovi modi di identità e coinvolge anche la comunità cinese, italo-cinese delle nostre periferie. I tre artisti che sono in esposizione sono Kalong Wong, Koje Kai e Eric Fock. In modi molto diversi parleranno della loro Macao. E Macao è un po' il simbolo di ibridismo, si metterà in dubbio anche questo. Insomma, è una mostra un po' spinosa che vuole un po' mettere in dubbio un po' tanti dei nostri concetti, e spero di vedervi all'inaugurazione alle 5:30 del prossimo giovedì, ecco. Grazie. Grazie, che sono tutte realtà importanti, purtroppo non le conosciamo mai abbastanza. Sì. Ok, volete aggiungere altro? La fotografia, c'è qui dietro, praticamente è passato un drago, ha dato fuoco alla poltrona, e il fotografo, e appunto organizzeremo la mostra qui al... della stampa, quindi si è detto la compagnia qui a Firenze con Leo Pecci, che ringraziamo comunque anche se non sono presenti purtroppo stamattina, e quindi ringraziamo questo bellissimo museo Best Innovata che ospita questi due giorni di cinema orientale. Io penso che sia davvero tutto, vi ringrazio anche a nome della fondazione, grazie a tutti, e penso ci sia un piccolo offerto dello sponsor. Sì, dalla Grazie.